Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questa ricettina degli gnocchetti tirolesi, ovvero spätzle. La ricetta l'ho presa dal blog di Stefano Cavada, uno chef altoatesino, ed ora vado ad eseguirla. Ho lessato i spinaci, il peso 160 grammi si riferisce agli spinaci già lessati e strizzati. Metto tutto nel frullatore, il pepe, la noce moscata, le uova, butto giù tutta la farina di farro e un po' d'acqua, il resto la metto dopo e vado a frullare. Allora, mi regolo con la consistenza, quindi mettendo l'acqua, se non serve tutta, non la metto. Perché l'impasto, eccolo qua, deve venire né troppo liquido né troppo denso. Penso che aggiungo un altro cucchiaio di acqua e basta. Questo perché altrimenti non scende bene dalla mandolina che ho comprato. Non so come si chiama in tirolese, eh? Comunque è un attrezzo fatto apposta per gli spätzle. Eccola qua, vedete? L'ho comprata in Alto Adige, ma se non ce l'avete, vi potete anche arrangiare con lo schiacciapatate. Non è la stessa cosa però, eh? Allora, vado a mettere sul tegame, la vado ad appoggiare sul tegame dove c'è l'acqua che bolle e poi, vedete, faccio così lentamente, la sposto su e giù, faccio lentamente perché gli gnocchetti voglio che siano un pochettino più grandi, mi sembra di aver capito che se vado veloce si staccano prima, quindi. Andando, penso, non lo so, se c'è qualche amico altoatesino mi può suggerire il metodo giusto. Eccoli qua, ecco i nostri gnocchetti. Nell'acqua ho messo poco sale perché l'abbiamo già messo insieme agli spinaci nel frullatore. Li faccio bollire ma poco, eh. Praticamente io adesso ne farò un piatto, li cuocerò subito, ma gli altri li congelo anche perché voglio fare anche quelli alla zucca e voglio fare un bicolore. Quindi mi preparo la zucca, pressappoco gli ingredienti dovrebbero essere gli stessi. La zucca la cuocio al forno, la faccio ammorbidire e poi la strizzo. Faccio uscire tutta l'acqua, cerco di farla asciugare un pochino. Se è acquosa, magari dentro una pentola, la faccio asciugare. Qui ho cambiato, non ho fatto con il frullatore, ma ho fatto direttamente nella ciotola l'impasto. Quindi ho messo le uova, tutto il procedimento uguale a quello di prima, però per farvi vedere che volendo si può fare anche senza frullatore. E vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima, faccio cadere gli gnocchetti alla zucca, in questo modo si possono fare anche quelli semplici bianchi al farro. Questo è il classico condimento con la panna, ma ce ne va molta di più, dovrebbero proprio galleggiare, io ne ho messo un po' meno sinceramente, e quindi vanno buttati direttamente nella padella dove c'è panna, prosciutto cotto. Oppure potete mettere altre cose. Io ad esempio ho fatto questi, ho messo un po' di brodo senza burro né niente, soltanto il prosciutto cotto. Potete mettere lo speck, quello che volete, sbizzarritevi. Bene, vi ringrazio della visione e ci vediamo presto per un altro video. Ciao!